Benvenuti, io sono Don Imberti e quest'oggi giocheremo a Dielemito, un altro gioco della Horde Trash Collection. La storia è questa: noi, Josh, lavoriamo al front desk di un hotel e stiamo facendo il turno di notte, però c'è qualcosa che non va nell'ascensore, sembra che c'è un mistero e noi dobbiamo investigare per scoprire cosa accade. Quindi iniziamo. Bella la forte. Ok. Devo dire che di questi giochi sono rimasto particolarmente sorpreso per la qualità registica, anche la trama di alcuni. Non sono veramente fatti male. Mi hanno veramente sorpreso positivamente. Questa è la dimostrazione che non servono soldi e giochi AAA come l'ultimo Saints Row, una delusione totale. Con una grafica minimal come questa, molto PlayStation 1 stile, con questi filtri, devo dire che rendono da matti. Per non parlare del fatto che ci sono comunque altre opzioni, per cui abbiamo la versione PSX, PS2, 95 e Horror. Vediamo com'è l'horror per questa. Magari questa la giochiamo in modalità horror. No, troppo. Quando ci si sposta... No, direi di stare sulla PlayStation. Dai, classica. Quindi, bando alle ciance. Allora. Qui cosa abbiamo? Il nostro monitor. Ok. Il registro degli ospiti. C'è il buon Yotobi. Ok. Qui abbiamo la campanella. E qui abbiamo il nostro fatidico ascensore. Ok. E si inizia subito. L'ascensore ha qualcosa di strano. Questi giochi di solito bisogna fare ciclicamente delle azioni e man mano si va avanti. Quindi proviamo a sederci, ecco qua. Appunto. Arriva il primo avventore. E chi sarà mai? È il buio d'occhio. Buonasera signore, io sono di stanza, sono alla stanza 105, il mio nome è Karim Musa. Solo un secondo che controllo. Ok, ma l'avevamo già visto infatti. Quindi, ok, può andare se... Buonanotte. Ok, abbiamo controllato i documenti. Anzi, abbiamo controllato solo il nome. I documenti proprio. Ecco, c'è l'ascensore che comincia a fare le bizze. Maledizione, questo ascensore mi farà impazzire. Vabbè. Quindi perché qua ci sono le casse di Indiana Jones? Vabbè. Non indaghiamo ulteriormente, non sono affari nostri. Ok, quindi che si sta a fa?
lassù non si può andare. Quindi la nostra area di interazione è questa. Bambino scomparso. O bambina in questo caso. Pelli rossi, maglietta verde. Vabbè. Amo, l'ascensore si è aperto. Oh, abbiamo un ospite. Chi è Hitman, figa? Chi siete? Ah, Alan Alonso. Ciao amico, sono stato qui al mattino, sono assonnato, posso andare nella mia stanza? Un secondo che controllo, signor Alan Alonso. Nome mi sembra finto. Donizete Saraiva. Minchia. C'è Youssef Issa, quello che faceva la pizza al mio paese. Alan Alonso, perfetto. Quindi. Ok, lei può andare, sir. Buonanotte. Bene, bene. Mezzanotte meno 5 e tutto va bene. L'ascensore è tranquillo. Quindi direi che ci sediamo. Ah. So, chi è questo qua? Che faccia da cazzo, Scotty. Questo è un italiano che si crede Gerry Scotti. Hey man, hey man, lo dice a tua sorella o a Becky Lynch. Voglio andare alla mia stanza al più presto, sono Scott. Solo un secondo che controllo. Non mi pare che ci sia un Scotty. Quindi, tata, James Gear, Stan R. Non è una Saman. Non è un Samuele. Dai, dai, tu mi stai perculando. Fottiti, figlio di puttana. Ah, grazie. Sua mamma riceve di sopra comunque. Non vuole andare a salutarla? Ah, figa. Tristezza. Amo l'ascensore. Spero che lo aggiustino al più presto. E anch'io. Minchia, che palle. Ah, lo bloccavo io. Troia. Madonna. Penso di stare impazzendo, troppo lavoro. No. Jumpscare del minchia. Infarto. Questo chi è? Ah, questo è quello che mi aveva cagato in Killer Poop 3 in mezzo al bar perché non l'avevo fatto andare in bagno. Pasquale Salzano. Ciao Josh, posso andare alla mia stanza? Sono molto stanco. Salve signor Salzano, solo un minuto. Solano Pietro, no, questo è Salzano.
Pasquale Salzano, ok. Ok. Buonanotte e buon lavoro, amico. Darmi una mancia, ti farebbe schifo, dopo che mi hai cagato nel locale. Vabbè. Per ora abbiamo avuto solo uno. Quindi? Ma c'è un bambino? Ma è quello della foto, con i capelli rossi e la maglietta vera. Oh, Madonna, anche il telefono, chi è? Hotel 16, Josh, come posso aiutarla? Buonasera Josh, sono il detective Hoffman. Sto chiamando per avvisare che c'è un assassino a piede libero. Buonasera detective, un assassino a piede libero? Sì, noi stiamo chiamando tutti gli hotel dell'area perché questa persona è molto pericolosa e tutte le sue vittime sono bambini. Ma io non dovrei avere problema, visto che lavoro. Mio Dio, potrebbe dirmi qualcosa in più su di lui? Abbiamo una descrizione del sospetto, è alto. Pelato e con la barba. Cazzo, o Ed White di DBD o è Salzano? Sembra lui. Può dirmi qualcosa di più su di lui? È alto, pelato e con la barba. Va bene, detective. Terrò gli occhi aperti. Grazie per la collaborazione e buonanotte. Quindi, è lui, perché alto non so. Ma probabilmente. Pelato e con la barba è lui. E poi qui abbiamo lo spirito del bambino. Penso di stare impazzendo, lavoro troppo, eh. Io ho paura di entrare nell'ascensore. Però mi sa che ci tocca. No? No? Sempre lì. Si è spostato? Si è spostato vicino a lui. Vado fuori un attimo, Josh, torno subito. Il bambino si è spostato qua. Ok, è Salzano. Cosa? Ah no, è un coso di metallo, vai. Minchia, che ansia. Ok, se n'è andato. Ancora l'ascensore. Cosa vuole? Vuoi che entri? No. Sì, questo è quello che c'era nel manifesto, dai, più o meno. Anche se nel manifesto sembrava una donna, questo sembra un ragazzino che fa palestra, però vabbè. Esco. Che cazzo? Sto impazzendo. Ok, è Salzano, dai.
Dai, dai, è Salzano, è inutile. Cazzo uguale. Salzano ha tutte le caratteristiche del killer, devo dirlo alla polizia, cioè ci assomiglia troppo. Detective Hoffman, come posso aiutarla? Salve detective, sono Josh dal front desk dell'hotel 616. Salve Josh, ha qualcosa di importante per me? C'è un ospite che la cui descrizione combacia perfettamente con le caratteristiche dell'assassino e ha appena lasciato l'hotel. Grazie per l'informazione, manderò un amico a controllare. Ok, quindi... Oh cazzo, è arrivato San Marzano. Dai, tranquilli, poker face. Passo qua il sorvolo. È accaduto qualcosa, Josh? Sembri molto nervoso. Oh no, amico, è tutto ok? Com'è andata la passeggiata? Rinvigorente o invigorente? Ma sei sicuro sia tutto ok? Ti vedo... Vedo che stai sudando. Minchia. Con i gradi che ci sono. È ok, non preoccuparti, sono solo stanco. Penso che mi stai nascondendo qualcosa, non siamo amici? Minchia, oh, non rompermi i coglioni, va tutto bene, ok? Sento una goccia qua a sinistra. Merda, ci siamo andati vicini, è molto sospettoso. Qui non si vede la polizia. Qui sentivo una goccia che veniva dall'ascensore. E ci sono anche le mosche e c'è il sangue. Non è che arriva la polizia se mi siedo? No, eh. Del sangue sta sgocciolando dal soffitto dell'ascensore. Mi dispiace, amico. Speriamo che arrivi la polizia. Mio Dio, questa scena non andrà mai via dalla mia testa. Cosa posso fare? Ma posso uscire? La polizia non si vede. E cosa posso fare col cadavere? Ormai è morto. Cazzo, devo tirarlo giù. Scusi. Porca puttana. Dio santo, da dove arrivava? Va bene. Beh, sono le 4:15 del mattino. E questo spavento ci stava. Per addormentarsi bene. Quindi, grazie a chi guarderà il video e se qualcuno di nuovo e gli piacciono questi video, come dico sempre, io vedo di migliorare, di tentare di migliorarmi ad ogni video, e se volete supportarmi in questa avventura, sapete come fare, un follow e via. Se volete mettere anche un like o condividere, potete non fare altro che farmi un piacere.
vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, sempre dell'Horror Collection, che se non erro ci manca forse solo un altro o altri due titoli e poi li abbiamo giocati tutti. Bene, un saluto a tutti e alla prossima.